Siamo con Voclash, Ben Volchera. Vincere qui a Lugano è sempre bello. No, boh, penso che è stata una bella partita. Siamo contenti di aver potuto vincerla, ma alla fine è solo un'amichevole. Stiamo lavorando duro in questo periodo per essere pronto per il campionato. La Joie, anno dopo anno, si potenzia di più. Non è più la squadretta della volta, è sempre una squadra che per batterla bisogna far fatica, con il vostro pubblico meraviglioso. Sì, chiaramente la squadra si è migliorata negli ultimi anni. Comunque usciamo di una stagione molto difficile l'anno scorso, anche giocando direi abbastanza bene ci mancavano punti, e quindi quest'anno dobbiamo assolutamente riuscire nelle partite un po' chiave come quelle a fare punti, a portare punti a casa. Come si riesce nel tuo nuovo ruolo? Tu hai provato da allenatore, direttore sportivo, a portare i ragazzi lì. È difficile portare i giocatori alla Joie? Ma chiaramente è più difficile per la Joie che per altre squadre. Chiaramente non abbiamo un budget enorme e dobbiamo cercare di convincere i giocatori in un altro modo. E vediamo che quest'anno siamo riusciti a portare un paio di veterani, anche giurassiani, che sono cresciuto da Joie, quindi questo già è un più, penso, non solo per il gioco sul ghiaccio, ma anche per il spogliatoio. E poi l'altra cosa che possiamo fare, su cosa possiamo puntare, sono i giovani. È chiaro che da noi ci sono opportunità, vediamo che abbiamo portati alcuni giovani in questa squadra, dopo è chiaro che devono meritare il posto, ma un esempio stasera un Vetkaskin che ha fatto una grandissima partita, quindi possiamo proporre a questi giovani un'opportunità da Joie che magari non hanno in altri club o grandi club di National League. Avere 6 stranieri a disposizione è un vantaggio per la Joie o è penalizzante? C'è il lato positivo e il lato negativo. Penso il lato negativo l'abbiamo visto stasera, abbiamo 3 infortuni e quindi abbiamo giocato solo con 3 stranieri, quindi averne uno in più penso che si può essere un vantaggio. Sappiamo benissimo che può succedere di tutto in un campionato e quindi è un peccato di dover giocare con 5, 4, 3 stranieri. Dall'altra parte magari c'è un po' meno pressione sulle spalle di questi giocatori e hanno anche più tempo per adattarsi al gioco. Senti, l'ultima cosa, un occhio l'avrei dato anche alla tua ex squadra, a Lugano, chiaramente, perché immagino che il cuore, insomma, ti rimane sempre qua. Sì, è chiaro, ho passato più di 20 anni a Lugano, quindi quando sono qua mi sento come a casa. E sarà sempre così. Ad esempio oggi ho visto tantissime persone e quindi dei bei ricordi. Grazie e in bocca al lupo per la Joie. Grazie.